Fiorello, dallo zuppismo al ponte truciolato stretto, il best of di Viva Rai 2. Altro giorno, altro giro a tutto gas, dei 135 previsti, del Gran Prix del Buon Umore. Viva Fiorello che dall'ormai celeberrimo Glass Studio di marciapiede in via Asiago. Roma, ci delizia su Rai 2 col meglio che può offrire la TV in quanto a ritmo, arguzia, simpatia. Vai col top del mattin show che inchioda al piccolo schermo milioni di italiani tra cornetto e cappuccino. Si comincia col consueto blitz crepuscolare di Fiore e il fido Fabrizio Biggio nelle strade deserte di una città coi lampioni ancora accesi. Durante il quale fa capolino un personaggio misterioso, grandi occhialoni e cappello bianco da puffo. Chi sarà? Su Spance Video. La puntata di Sant'Ambrose, tempo di scavallare la telecamera e parte la sigla di Jovanotti nel suo ormai look consolidato alla De Gregori versione Banana Republic. Applauso agli amici di Milano che vivono un giorno speciale per tanti motivi, oggi. 7 dicembre, e Sant'Ambrogio, Sant'Ambrose, come sottolinea Fiorello, una festa. Anzi la festa, che i milanesi sentono più di Natale e Ferragosto. Oggi il casello di Melegnano è chiuso col lucchetto. Il 7 dicembre è anche il giorno della prima alla Scala, col Boris Godunov di Mussorgsky. 2 ore e 50, che non ti puoi muovere dalla poltroncina. Notizia, c'è l'ingorgo istituzionale con le massime. Medie e piccole cariche dello Stato attese in platea, c'è anche Guillermo Mariotto, il popolare stilista italo-venezuelano. Giurato storico di Ballando con le stelle chiusa Fiore. Le richieste sono tante e i posti pochi. Dove siederà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Sulle gambe di Mattarella. Collegamento da Piazza della Scala col trasognato speciale Gabriele Vagnato, comico e creator. Nato ad Asti, ma cresciuto a Catanzaro, che becca uno scoop in diretta, un manipolo di ambientalisti subito placcate dalla polizia lanciano zuppe contro gli ingressi del teatro. Un plastico esempio di zuppismo che va tanto di moda. Primi cittadini citazione della precedente fortunata partecipazione del sindaco di Roma. Roberto Gualtieri, in versione valente chitarrista, che dato il successo, farà un concerto al Circo Massimo, accordi di governo. E parte il tormentone che ci accompagnerà per buona parte dell'anno, il primo cittadino di Asiago. Provincia di Vicenza, manda un video col remake pop della sigla. Sindaci d'Italia. Mandateci i vostri clip inusuali, incoraggia Fiorello. Sicuro che lo faranno. Segue lo struggente inno al formaggio asiatico, eseguito da Ruggero, l'anziano di cittadinanza. Quindi l'altro must della scaletta, dopo gli appunti di Giorgia, le agende dei politici più in vista. Tocca a quella di Matteo R., pagine tutte bianche e pochi appunti, colloquio con la professoressa in autogrill e chiedere a Calenda perché ha fatto la sigla di Fiorello. Dalla rassegna stampa acceso a Gubbio, l'albero di Natale più grande del mondo. Tutta l'Umbria sta al buio, commenta Fiore. Salvini lancia il ponte per l'Europa, è una passerella tibetana sullo stretto di Messina. In vero truciolato tibetano, a impatto ecologico zero Fiore sale sul terrazzo del Glass Studio e intona la sempreverde l'importante è finire. Si svela dunque l'identità del personaggio misterioso col cappellone da puffo, e Cristiano Malgioglio. Autore di quella e di tante altre stupende canzoni del repertorio nazionale, che improvvisa una specie di esilarante tuca tuca. L'eccentrico Cristiano, si è alzato alle sette albe per lanciare il suo nuovo programma Mi Casa e Stu Casa. Un format spagnolo che ispirò per l'appunto Raffaella Carrà, in onda su Rai 2, in 5 appuntamenti. Alle 21:20. Tra rivelazioni scottanti, Cristiano spiega di avere sognato di bagnare l'Edera insieme a Fiore, e battute a raffica. Si arriva ai titoli di coda. Prendiamo il caffè e ci avviamo alle nostre occupazioni più leggeri. Botot slam, că și pești mari sunt slabi, balotez pe tot slam, spus la tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint, casa de cultură hip-hop mă găsești construind, scui beton după care îl întind și el devine tare în timp, că așa e betonul, underground, 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e, și zici că Stomford la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot,
Sento un crucis e torla se rachete aerosol. Încă de când Deli era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce un miscol. De când ascultam gang.